Edizione straordinaria del telegiornale. Un evento inquietante si è verificato in contemporanea agli Uffizi di Firenze, al Louvre di Parigi, all'Andy Warhol Foundation di New York e al Museo Nazionale Picasso di Parigi. Sono scomparsi i volti della Venere di Botticelli, della Gioconda di Leonardo, della Marilyn di Warhol e di Dora Maar. Chiediamo ad un esperto di spiegarci il fenomeno. Buongiorno, siamo qui all'Istituto di Analisi Chimiche per i Beni Culturali. Accanto a noi abbiamo la dottoressa Tortora, massimo esperto del settore. Dottoressa, cosa ne pensa di questo evento così straordinario? Allora, oggettivamente non me lo spiego, perché non sembra un atto vandalico, piuttosto un problema che riguardi esclusivamente la superficie delle tele e quindi da un punto di vista razionale e scientifico non ha una spiegazione. Quindi non saprei che cosa dirle. Ringraziamo la dottoressa per l'intervento e dall'Istituto di Analisi Chimiche è tutto. Passo la linea allo studio, grazie. Per adesso è tutto, vi do appuntamento alla prossima edizione. Ci siete? Oh, oui, io ci sono. Eccomi, io sono presente. Ciao, che piacere vedervi. Vi trovo davvero in bella forma. Ragazze, non abbiamo molto tempo a disposizione. Ci siamo staccate dalle tele perché abbiamo una missione da compiere. Tutti i telegiornali hanno parlato della nostra fuga. Ma dove siamo? Con il GPS risulta che siamo a Lancusi, in Italia. Lancusi? No, Lancusi. Lancusi o Lancusi è la stessa cosa. Procediamo. Quella è una scuola. È un luogo frequentato da tanti ragazzi. Potremmo andare là. Vamos a ir. Savrà, ma non abbiamo molto tempo a disposizione. Facciamo presto. Per voi è tutto facile. Dite, andiamo, facciamo. Ma non calibrate la difficoltà. E se fosse tutto inutile, troppa angoscia c'è nei cuori dei ragazzi. Vivono in un mondo dove si insegue un ideale malato di bellezza. Ma abbi fiducia, Dora. Nei ragazzi ci sono ancora tanti frammenti di speranza. Loro sono il già e il non ancora. E proprio su questo dobbiamo puntare. Loro possono cambiare. Magari hai ragione. Proviamo ad entrare. Dobbiamo trovare una parete adatta. Things I wanna say the most. Find a little bit of steady as I get close. Find a balance in the middle of the chaos. Send me lost, send me high, send me never, demigod. I remember walking in the... Ma lavoro! Vero, è venuto proprio bene. Ma voi pensate che quando i ragazzi domani leggeranno il nostro testo cambierà qualcosa? Smetteranno di pensare che sei belli solo se hai i pantaloni firmato, se hai l'iPhone, se hai 1000 like su Insta, se sei magro come un grissino e poi muori di anoressia. È vero, potrebbero leggere e rimanere indifferenti. E invece qualcosa succederà. Lo so, le parole hanno un grande potere, possono distruggere e creare. Le nostre creano qualcosa che scuoterà i ragazzi. Loro sono i migliori di quanto possono pensare gli adulti. Noi siamo opere d'arte e sono state anche le parole a crearci come metà. Tra un paio d'ore i ragazzi saranno qui. Dobbiamo proprio andare. È stata una bella mission. Ed è sempre un piacere rivedervi. Hasta luego! Ragazzi, ma che cos'è questo? Io lì non c'ero. Ma chi l'ha fatto? È bello. Ragazzi, guardate, hanno lasciato anche i loro numeri di telefono. La Gioconda, Venere, Marilyn e Dora. Ma è possibile? No, io non ci credo. Ma secondo voi questi quattro quadri hanno realizzato questo per noi? Ma è uno scherzo. Mentre ho inquietato con queste cretinate si è fatto tardi. Sbrighiamoci. Well, let me tell you about it. Maybe you the same as me. Buongiorno. Ma come mai siete arrivati così tardi e poi tutti quanti contemporaneamente? C'è qualche problema? Sì, prof. C'è qualcosa che non va. Dimmi, parliamone. Quella scritta. Quale scritta? Quella nel corridoio.
L'ho vista, l'ho letta anch'io stamattina. Beh, c'è qualche problema? Non ci ha lasciato indifferenti. Sì, è vero, mi ha messo un po' d'ansia. Beh, l'idea che quattro quadri si stacchino dalle tele e vengano sulla Terra mi fa preoccupare. Secondo me è uno scherzo, un brutto scherzo di qualche cretino. Facciamo una cosa, esaminiamo la situazione. Veronica. Su una parete della scuola è stata realizzata una scritta, quella davanti all'ingresso delle medie, e risulta firmata da Venere, la Gioconda, Marilyn e Dora, i personaggi dei quadri famosi. Prof, la frase è bella, c'è scritto. Io guardo ogni cosa come se fosse bella, e se non lo è, vuol dire che devo guardare meglio. Secondo voi, che cosa può significare questa frase? Secondo me ogni cosa può essere bella. Oppure possono essere sempre brutte. Dipende da come le guardiamo. Ah, allora sta a noi scoprire la bellezza che si nasconde dietro le cose. Ah, ma vuol dire che se sei brutto puoi piacere? Che sei buffo ti puoi piacere ad una ragazza. Che se sei grasso non sei sfigato? Sei bello anche se non hai tanti like su Instagram, come me. Veronica, non essere sempre la solita, non ti vantare sempre. Eh sì, Veronica, mica è facile. Tutti quanti ti giudicano per quello che sembri. E certe volte anche tu ti giudichi come gli altri ti hanno giudicato. Professoressa, secondo me le autrici o l'autore voleva dirci proprio questo. Dobbiamo essere noi a cambiare il nostro sguardo sulle cose che non sono né brutte e né belle. Nella vita tutto il nostro impegno deve essere profuso ad andare oltre la superficie, a recuperare ciò che si nasconde alle apparenze, a ciò che è invisibile agli occhi. Quindi la bellezza vera non è ciò che appare, ma ciò che c'è, e sta a noi scoprirla ogni giorno con uno sguardo attento e non superficiale. Il disegno rimane inquietante, però averne capito il significato mi fa stare meglio. Beh, io ho un'idea. Potremmo mandare un messaggio alle autrici che ci hanno lasciato il loro numero, no? Sì, mo ti rispondono pure. E comunque sappiate che in ritardo ve lo beccate tutti, chiaro? Non sono magro come un grissino, mi piace la Nutella e anche la pizza, ma ho capito che posso essere bello anche con qualche chilo in più. Non ho 1000 like su Insta, ma ho dei buoni amici che mi vogliono bene. Il pantalone che indosso è stato comprato al mercato, ma per i miei amici sono una persona importante. Sono uscita di casa con la tuta e senza trucco. Il mio ragazzo mi ha detto ti amo e non è cieco.